Buonasera e bentornati a Casa Bogale, sedicesima puntata di questo nostro appuntamento che ci accompagna ormai da inizio stagione per raccontare le avventure e le emozioni che ci sta regalando il Bogale Atmo in questa stagione. Anche questa settimana siamo ospiti della pizzeria Bella Italia a Pellaro, nella sua cornice, che tra l'altro, come potete notare, anche dal tavolo colorata in occasione del carnevale. Dunque si prepara anche la pizzeria Bella Italia per celebrare questo avvenimento, chiamiamolo così, insieme al San Valentino che sarà la prossima settimana. Parleremo del San Valentino perché sarà proprio in occasione di una partita importantissima per il Bogale. Lo faremo insieme ai nostri ospiti di questa sedicesima puntata. Abbiamo con noi il procuratore sportivo Domenico Panico Buonasera a voi. e il team manager del Bogale Valerio Sgro, che tutti noi conosciamo bene. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie, grazie a voi due per essere qui a tenerci compagnia, a parlare appunto del mondo bogale, di tutto quello che ruota attorno al bogale. E direi di cominciare intanto con la lettura di quelli che sono stati i risultati della ventesima giornata, che si è giocata tra sabato e domenica. Eccellenza, ventesima giornata, dunque siamo arrivati a 2/3 della stagione. Allora, l'anticipo Paolana Morrone 3-2, risultato tra l'altro importante in coda alla classifica, dato che la Morrone tra l'altro era in vantaggio di 2 gol. La Paolana lo ha ribaltato il punteggio e si è portata a più 7. Morrone che sta rischiando davvero di anticipare la propria retrocessione in questo modo, ma il prossimo turno ci sarà un altro scontro diretto importante. Le gare di domenica invece: Cittanova Bogale 1-0, Gioiosa Brancaleone 0-2, Palmese Soriano 1-0, Reggio Ravagnese Vigor Lamezia 0-2, Sambiase Rende 1-0, Scalea DGS Praia Tortora 1-0, Stilo Monasterace Isola Caporizzuto 2-3. Per una classifica che, arrivati alla ventesima giornata, si pone in questo modo: Sambiase 49 punti, Vigor Lamezia 41, Cittanova 34, Brancaleone 33, Soriano 31, Reggio Ravagnese 30, Bocale e Praia Tortora 29, Rende 28, Isola Caporizzuto, Scalea e Palmese 23, Stilo Monasterace 18, Gioiosa e Paolana 17, Morrone 10. Direi di cominciare intanto commentando, cominciamo magari con te Valerio, questo turno di campionato che ha visto intanto dei risultati importanti per quanto riguarda la coda della classifica. E perché partiamo da lì? Perché uno dei risultati forse a sorpresa del turno riguarda il nostro prossimo avversario, ovvero la Palmese, ha battuto il Soriano, che è una diretta concorrente del Bogale in alta classifica, dunque una Palmese che arriva anche bene poi al match di domenica. Mentre in alta classifica la vittoria del Brancaleone a Gioiosa, Brancaleone che anche quest'anno si sta confermando in alta classifica. Sì, noi domenica affronteremo una squadra che non perché è più in basso in classifica di noi, non si deve prendere con le giuste motivazioni. È una squadra che ha una storia non indifferente alle spalle, quindi la Palmese è di tutto rispetto, come affronteremo tutte le squadre con grande rispetto. Per quanto riguarda il Brancaleone che tu citavi prima, per me non è una sorpresa perché è una squadra tosta, è una squadra che anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo in eccellenza, sta facendo molto bene e naviga sempre nella classifica più in alto possibile. Tant'è vero che lo scorso anno è arrivata anche a giocarsi i playoff, se non sbaglio. Quindi cercheremo in tutti i modi domenica di prenderci quello che abbiamo perso nel corso delle ultime 2 partite. Naturalmente loro non verranno e partiranno sconfitti, anche perché verranno a giocarsi completamente la partita. E ci auguriamo di fare un'ottima gara. I numeri ce li abbiamo dalla parte nostra perché quest'anno posso dire veramente che abbiamo una squadra eccezionale sotto ogni punto di vista. Sotto il punto di vista dei ragazzi, è un grande gruppo, un grande staff tecnico e soprattutto, lasciatemelo dire, non perché faccio parte della società, ma è una società che oggi è una grandissima famiglia e chi viene qua non se ne vuole andare. Quindi la dice lunga sotto tutti i punti di vista.
Domenico, vincono Sambiase e Vigor Lamezia, Sambiase batte il Rende, resta più 8 sulla Vigor, Vigor che invece vince contro un Reggio Ravanese che sperava in questa partita per riavvicinarsi al secondo posto, hanno fatto il vuoto le due squadre di Lamezia, c'è il serio rischio che i playoff alla fine non si facciano neppure se continuano di questo passo? Allora io premetto che questo campionato di eccellenza calabrese lo sto vivendo quest'anno. Per me è una sorpresa, devo dire che è una grande sorpresa, non mi aspettavo che era così competitivo. Io faccio poco eccellenza, faccio altre categorie, però posso dire che queste squadre mi comunque, soprattutto il Sambiase, praticamente mi ha dato modo di ricredermi. È una società molto organizzata e io penso che ormai ha già detto la sua nel campionato, anche se io penso che comunque anche le altre squadre che sono lì in testa hanno io penso delle grandi prospettive anche future. Per quanto riguarda poi il discorso di fare i playoff o non farli, sta anche alle squadre un po' che comunque sono in corsa per ottenerli. È un campionato strano, perché ci sono molti alti e bassi. Io ad esempio non mi aspettavo la partita di domenica, la sconfitta del Bocale. Però dico, stiamo lì a guardarli e a vedere un attimo quello che succede. Io il Sambiase lo guardo con ammirazione, soprattutto perché ci sono dei giocatori che conosco, sono dei giocatori che comunque si sono calati nella categoria e penso che hanno qualche passo in più agli altri. Bene, ci rilasciamo a quello che è stato appunto appena detto, ovvero Cittanova Bocale. Andiamo a vedere quelli che sono stati gli highlights della partita giocata domenica al Monreale Proto. Amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini vi arrivano in diretta dallo stadio Monreale Proto di Cittanova, dove sta per avere inizio il match valido per la 20ª giornata del campionato di eccellenza tra il Cittanova e il Bocale Admo. A raccontarvi il match Domenico Geria, in regia c'è Bruno Taverna. Siamo nuovamente in diretta dopo avervi raccontato questa mattina da Bocale la partita dell'Under 17, finita col successo netto della Segato. Siamo spostati a Cittanova per seguire in diretta anche questo incontro che riguarda appunto la prima squadra contro il Cittanova. Quarto confronto tra le due squadre in questa stagione, sono affrontate anche in Coppa Italia, ricorderete. Finora 3 partite, 3 pareggi. Tutto è pronto per il calcio d'inizio, sarà il Bocale a dare il via all'incontro con questa maglia nuova di Zecca. Si parte. Va Sapone, la finta è la sua, il tiro invece di Condemi, la palla che sibila accanto al palo, vicinissima al gol Condemi. La raccoglie fuori Sapone che ha una buona conclusione, non conclude, c'è un doppio rimpallo, attenzione il tiro, la respinta di Marino. Pallone nel mucchio di testa, Allegria sfiora il palo. Brivido per il Cittanova, Allegria ad un passo dal vantaggio con questo stacco di testa, l'aveva piazzata quasi all'incrocio. Arriva poi Scarcella che tenta l'imbucata, allontana ancora Scoppetta, sulla tre quarti di Negro, cerca spazio contrastato in maniera pulita da Scoppetta, anzi no, c'è il fallo. Guarda che passa ed è il vantaggio di Ricciardi al 44esimo minuto, la sblocca su punizione il Cittanova. La palla supera la barriera e finisce in rete. Tre contro due, Condemi si ferma, evita De Clos due volte, Condemi in area di rigore, Condemi, la grande parata di Marino che salva il Bocale, lo tiene ancora in partita. Attenzione, si gira Mossolini, la blocca a terra Marino che tenta di centrarsi. Attento a allargare il gioco, il pallone che rimbalza, la botta da fuori. Camilleri, il pallone che spiove, la deviazione,
Guerrisi si divora il gol del pareggio. Palla sulla tre quarti. Il tiro fuori di Baezza e arriva il triplice fischio. Su questa opportunità Cittanova batte il Bogale 1-0, decide l'incontro il gol di Ricciardi al 44esimo minuto del primo tempo. Dallo stadio Morreale Proto di Cittanova è tutto. Un saluto da Domenico Geria, restituisco la linea a Bruno Taverna. Eccoci rientrati dopo aver visto quelle che sono state le emozioni del match di Cittanova, che ha visto purtroppo il Bogale ottenere la seconda sconfitta consecutiva per 1-0. Partita che, Valerio, domanda a te, per certi versi ha ricordato un pochino quella di domenica scorsa col Sambiase. Poche emozioni vere e proprie, partita decisa da un episodio alla fine, diciamo, si potrebbe anche in questo caso dire uno 0-0 forse sarebbe stato più giusto. Sì, dici esattamente tu, Domenico. Noi viviamo tutti i giorni dentro il campo, almeno io seguo anche gli allenamenti, seguo la squadra, seguo i ragazzi, per quello che hanno bisogno possono sempre contare su di me, loro lo sanno. Abbiamo fatto due partite di fila contro due, come si dice, transatlantici, diciamo, no? Perché sono due squadre che sono state allestite per il salto di categoria, non ci dobbiamo nascondere. Dobbiamo dire questo perché la cosa importante è che noi diciamo il Bogale ha perso, però dobbiamo tener conto che abbiamo anche un avversario di fronte, con tutto il rispetto che noi portiamo a tutte le squadre di calcio partecipanti a questo campionato di eccellenza. Però sia il Cittanova sia il Sambiase sono due squadre che hanno allestito una squadra per puntare in alto, ok? Ci può anche stare, e in effetti noi abbiamo giocato e ho visto tutte e due le gare nello stesso identico modo, come dici tu, tutte e due che sono state decise da due episodi, sfortunatamente a nostro sfavore, però è andato così. Di solito, soprattutto le partite quando si giocano a questi livelli, poi alla fine è l'episodio che conta e che fa la differenza. Però è andata così, ci riprenderemo sicuramente da domenica prossima. Tra l'altro era la quarta volta che si affrontavano quest'anno, considerando anche la Coppa, era finita sempre in parità finora. E anche la volta scorsa Cittanova era stato un calcio di punizione alla fine del primo tempo a punire il Bogale, quindi perfetto. Anche questo ripetersi degli episodi sfavorevoli in certo senso. Si vede esattamente da questi numeri che tu stai dicendo, che noi abbiamo affrontato tutte e due le squadre, Cittanova e Sambiase, con lo stesso piglio, e quindi abbiamo fatto delle ottime partite. Quindi, vabbè, è il calcio anche questo. Domenico, come diceva Valerio, Sambiase e Cittanova hanno allestito dei transatlantici, perché effettivamente alla vigilia del campionato erano le due favoritissime. Poi Cittanova ha perso un po' di colpi nel girone di andata in particolare, però il fatto stesso che il Bogale sia riuscito, appunto, come si diceva, a giocare alla pari con queste due squadre attrezzatissime, che hanno speso anche un bel budget per puntare al salto di categoria,
significa che il Bocale, a prescindere da tutto, sta lavorando bene. Sono arrivate effettivamente queste due sconfitte di misura, ma il Bocale, lo dimostrano anche i punti fatti finora, il cammino fatto, sta lavorando bene. Allora, io ci tengo a precisare, perché ci tengo in maniera particolare. La società, il Bocale, quando io sono stato chiamato per dare una mano portando qualche giocatore e anche per fare qualche consulenza per qualche altro giocatore che è arrivato dopo, perché io, non perché faccio il procuratore solo dei miei calciatori, ma una mano alle società li do volentieri. È stato anche il mio modo di crescere negli anni, facendo la gente. Questa società è una società che io ne vado fiero, non è perché oggi sono a casa Bocale, dico ne vado fiero perché quando tu metti dei giocatori dove in realtà, come ha detto poc'anzi il team manager, i ragazzi stanno bene, vivono bene, non si pensa solo al fatto economico, ma quando stanno bene tra di loro, il gruppo, la famiglia, il presidente, io sono stato con loro a cena, il direttore sportivo, la società, sono delle persone che amano fare calcio. Oggi fanno tutti pallone. Calcio io lo intendo in maniera diversa. Il Bocale è una società, io penso che è lungimirante, è una società che anche con i miei ragazzi mi sta dando delle soddisfazioni, sono presenti sotto tutti i punti di vista, infortuni, medici, nel vitto, curano qualsiasi tipo di aspetto, e in delle società di eccellenza è difficile trovare questo. Ritornando, ho fatto questa premessa perché ci tenevo in maniera affettiva, ritornando invece al discorso un attimo della Cittanovese e del San Biasi. Cittanovese viene anche da una, ricordiamoci che praticamente viene da categorie superiori, giustamente hanno delle infarinature nel mondo del calcio, e giustamente sono strutturati, anche se l'eccellenza è diversa dalla Serie D. Mentre il San Biasi si è organizzata meglio, anche perché ricordiamo che il San Biasi prende un po' il posto della Vigor Lamezia, che è della Lamezia Terme, che oggi non esiste più, e perciò stanno spendendo tutte le energie su questa squadra, anche a livello di, oltre a livello di posizione, ma anche a livello, diciamo, la città è molto vicino, e quando c'è anche la città molto vicino, la squadra, diciamo, è un po' anche più avvantaggiata sotto alcuni punti di vista. Per quanto riguarda, io penso che il Bocale ad oggi ha un potenziale incredibile, ha dei giocatori di tutto rilievo, a volte non c'è bisogno di nomi importantissimi. Il mister ha fatto un po' anche quadra della situazione, di giocatori che comunque io posso parlare del ragazzo che ho, Simone De Clon, 2003, che fondamentalmente viene da un'altra eccellenza, che comunque è una buona eccellenza, e oggi è qua e mi è rinato come ragazzo, anche perché sicuramente il mister gli ha dato la giusta fiducia, le giuste motivazioni per fare bene. Le sconfitte esistono nel calcio, anzi forse meglio oggi, per fare un po' un attimo ad oggi, perché veniamo anche forse da questa euforia della Coppa, che un po' a volte, io da ex calciatore lo so, destabilizza un pochettino alcuni ritmi, no? Bisogna solo riprenderli, e penso che poi il Bocale possa dire la sua. Abbiamo parlato di De Clo, parliamo anche a questo punto degli altri ragazzi che sono arrivati grazie al tuo aiuto a Bocale. È stato è stata una sinergia che io ho sposato assieme alla società. I ragazzi avevano delle richieste importanti, sono giocatori che vengono da categorie diciamo anche importanti, e poi io non faccio il procuratore esclusivo. Io sono un agente, noi abbiamo una società dove abbiamo il direttore dell'agenzia, il nostro direttore Cacciola, voi ricordate calciatore importante Peppe Mascara, che fa parte della nostra agenzia,
oltre a essere un mio allenatore, come io lo gestisco come procuratore e ho altri allenatori. L'ultimo abbiamo messo alla San Cataldese, il mister Passiatore, ve lo ricordate? Sì, calciatore della Regina. Certo. Fondamentalmente il progetto è stato sposato assieme alla nostra agenzia con i ragazzi. Abbiamo scelto dei ragazzi che potevano andare bene per questa società. Mi sono innamorato, dire la verità, del presidente, una persona molto squisita, molto dinamico, molto social. Molto social, ma a me piace quello spirito che lui ha, quell'atteggiamento da sembra ma non sembra, però sa il fatto suo. Quando abbiamo sposato il progetto, l'abbiamo sposato insieme, mi ha accontentato in tutto. Poi c'è stata la alchimia tra i giocatori e il presidente, che è molto importante, e lui l'ha trasferito poi nel anche un po' con l'allenatore, no? Che fa un po' da capo dentro quel rettangolo di gioco dove non esistono categorie per me. Per me il rettangolo in terza categoria è quello, in Serie A è fondamentalmente... io ho portato Eugenio Licciardello. De Glo veniva da una stagione fatta in eccellenza, ha fatto bene l'anno prima, è un ragazzo molto richiesto anche ad oggi, grazie anche a voi, ci sono delle società calabrese che già me l'hanno richiesto. Poi Eugenio, ce lo ricordiamo, ex Cosenza, FC Messina, giocatore che ha fatto sempre la Serie D, l'ho portato via da Sciacca per sposare questo progetto. E poi, diciamo, uno dei giocatori che io voglio di bene di più per un po' le sventure che ha avuto, però io penso che sia un giocatore che possa dare tanta qualità a questa squadra, e penso che al momento in cui il mister lo impegnerà di più, il ragazzo rientrerà nelle sue forme, perché ricordiamoci che viene da un infortunio, che è Pietro Santapaola. Anche questo devo ringraziare al presidente, perché nonostante tutto ciò che sapeva che era infortunato, l'ha voluto fortemente a vocale, e io queste cose le apprezzo tanto. Restiamo su di te. La settimana scorsa abbiamo avuto ospite Antonio Stellitano, altro procuratore che conosci, ci hai detto molto bene, e abbiamo chiesto anche a lui questo che vado a chiedere, ovvero la difficoltà che un procuratore incontra nel mondo del calcio dilettantistico. Perché nel momento in cui il procuratore naviga nel professionismo, i calciatori bene o male si conoscono, la società li sceglie, li vede. Per i dilettanti magari è un po' più difficile andare a trovare la società un profilo, quindi si deve affidare molto all'aiuto dei procuratori, che a loro volta hanno anche un certo senso di responsabilità, perché sia nei confronti della società ma anche nei confronti dei loro stessi ragazzi. Allora, tu tocchi un tasto dolente, ti spiego anche perché. Perché io, come voi sapete, io sono uomo di Pietro Lomonaco, cioè il mio direttore è Pietro. Lui mi dice che queste categorie a volte li devo abbandonare. Però io vengo da queste categorie, non dimentico che ho fatto la gavetta per arrivare oggi dove, diciamo, sto percorrendo una strada che anche grazie a lui sono nel mondo del professionismo. Ma fondamentalmente, poi tu hai citato Antonio Stellitano, un mio carissimo fratello, noi abbiamo iniziato insieme, una persona squisita, abbiamo sempre condiviso e facciamo operazioni insieme, siamo due totalmente diversi, ma insieme abbiamo bisogno praticamente a volte di confrontarci, anche proprio per la domanda che tu mi hai fatto, e giustamente non è facile, perché il mondo dei dilettanti devi trovare società serie come il Vocale, devi trovare società che comunque non solo sotto l'aspetto economico, no? Perché noi viviamo di commissioni, ma quando i problemi che tu hai con i giocatori in alcune piazze non ci sono soldi che ti hanno diciamo che ti hanno dato, che ti hanno dato modo di tra virgolette di lavorare anche su altri, no? Perché noi diciamo che
le commissioni che prendiamo poi li reinvestiamo, chi è un buon procuratore li reinveste per creare tutta la struttura. Noi, come ho detto poc'anzi, abbiamo creato una struttura che oggi è un'azienda, non è solo il classico procuratore, la gente, abbiamo più, diciamo, più membri che lavorano con noi. Però se non hai una struttura dove non capita qua a Casa Bogale o a Bogale praticamente, e il giocatore non viene pagato, noi dobbiamo intervenire, abbiamo giocatori da fuori che devono rifare il biglietto per ritornare diciamo a casa. Abbiamo avuto delle difficoltà dove dei giocatori a volte a livello anche di noi abbiamo di alloggi, Vitto, noi abbiamo, faccio un esempio, abbiamo avuto un giocatore Torres che ha avuto un problema, oggi sta facendo bene, ma in struttura da noi abbiamo il direttore Cacciola che comunque avendo un B&B ospita pure i nostri giocatori, e tra cui abbiamo avuto un anno che il ragazzo non ha giocato, gli abbiamo trovato lavoro, gli abbiamo trovato l'alloggio, abbiamo trovato il lavoro per la ragazza. E oggi il ragazzo è andato a giocare, sta facendo bene, ci abbiamo scommesso. Uno dei ragazzi che ho delle richieste importanti, sono delle scommesse, però non è tutto rose e fiori. Oggi l'eccellenza è una categoria difficile, perché 3/4 spendono i soldi, gli altri partono spendendo soldi, ma poi dopo sappiamo che a dicembre, se non c'è l'obiettivo vittoria, tagliano e abbiamo poi problemi con i giocatori. Bene, Valerio, tu che vivi quotidianamente la squadra, chiedo a te un commento intanto sui 3 ragazzi portati da Domenico a Bogale, ovvero De Clo, Santa Paola e Licciardello. Come li stai vivendo, ecco, da quando sono arrivati? Cosa puoi dire al di là del discorso meramente calcistico, proprio come li stai trovando? Ma umanamente io ti posso dire che voglio bene a tutti i ragazzi che sono da noi. Pietro lo sa, intendo Pietro Santapaola, Licciardello uguale, anche De Clo. Sono delle belle realtà, delle belle sorprese. Io non li conoscevo prima, devo dire la verità. Anzi, ti devo ringraziare a nome della società che hai portato questi giocatori, perché sono dei giocatori che hanno un futuro, secondo me. Io dalla mia esperienza calcistica che ho vissuta nei dilettanti, posso dire che giocatori di questo genere, che poi non è tanto il saper giocare, che loro sanno giocare, è tanto l'aspetto umano, perché... Vedi, alle volte la società è formata ed è fatta da persone per bene, e anche i giocatori, se sono persone per bene, si trovano anche in un contesto dove sono liberi di testa ed entrano a giocare in maniera molto libera. Se si trovano male, poi lì ci sono tante componenti che non fanno esplodere il ragazzo come deve essere. Loro stanno facendo bene, certo devo dire che Santa Paola sta trovando poco spazio in questo momento, anche perché lui viene da un infortunio importante, adesso sta recuperando, deve trovare più fiducia in se stesso, gliel'ho detto anche a lui, e piano piano arriverà il momento. Nel momento che arriverà quell'attimo, lo deve saper cogliere e magari non uscirà più dalla formazione. Questi sono episodi che io lo spero. E lo speri, io lo spero anche per tutti i ragazzi che tu hai, certo, sotto contratto, diciamo. Sempre rimanendo sulla squadra, tu che ovviamente sei a Bogale da tanti anni, sei uno di famiglia, uno davvero della famiglia Bogale, sappiamo tutti quello che abbiamo passato i 2 anni precedenti, soprattutto non me lo ricordare, Domenico. Ecco, ti chiedo la differenza, se c'è una differenza a livello di quotidianità, di serenità, forse, che si sta vivendo quest'anno, magari assolutamente sì, c'è una grandissima differenza, tu lo sai anche. Loro sono arrivati quest'anno, non sanno quello che abbiamo passato. Noi abbiamo fatto grossi sacrifici per allestire questa squadra che oggi c'è, perché da quest'anno si è iniziato a fare un qualcosa di diverso rispetto agli altri anni.
noi abbiamo fatto due salvezze miracolose negli anni precedenti, gli ultimi due anni, soprattutto l'ultimo e l'ultimo secondo, insomma, che ormai è storia, storia questa qui. Memore di questa situazione vissuta negli anni passati, quest'anno la società ha intrapreso un percorso importante, cioè adesso si sta facendo un progetto a medio termine per poter cercare di risalire un po' la china. Già da quest'anno si è visto, perché già stiamo navigando nelle alte sfere di classifica. Io spero di, e mi auguro che questo possa continuare e iniziare già da domenica a fare un giusto filotto di vittorie o quantomeno di risultati positivi, che è la cosa più importante. E questo piano piano, però c'è una, come dire, un odore intorno alla società che è completamente diverso dagli altri anni, quindi si vive con più tranquillità. E poi tu mi insegni, tu lo sai pure tu che hai giocato a calcio, tu mi insegni, se sei tranquillo tu e vedi che la squadra è tranquilla, anche le posizioni in classifica sono più tranquille rispetto a, si vive con più armonia e magari si scende in campo con la fantasia di poter fare. E noi abbiamo una squadra top quest'anno rispetto a tutti gli altri anni, quindi speriamo che questo possa continuare. Mi ricollego a quello che hai detto tu, ovvero che domenica ci sarà la prima di una serie di partite importanti. Intanto arriviamo a quella che sarà una settimana tosta, perché sono tre partite in otto giorni, due di campionato e quella tanto attesa di Coppa. Ti voglio dire una cosa, scusa, certo, che ti interrompo, ti voglio dire soprattutto questo, che quest'anno abbiamo anche una lista lunga di giocatori che lo scorso anno non c'era. Oggi, se il mister si gira in panchina e guarda all'imbarazzo della scelta, negli anni passati avevamo grosse difficoltà. Continua, dai. No, l'hai detto bene, hai fatto bene a precisarlo. E arriviamo proprio anche grazie a questa panchina lunga, chiamiamola così, le tre partite in otto giorni, tutte e tre tra l'altro da giocare in casa, quindi che vi racconteremo in diretta tramite i nostri social. Queste tre partite in otto giorni fanno un po' meno paura da un certo punto di vista, proprio delle alternative, delle possibilità anche di scegliere e di variare quello che sarà la formazione iniziale o anche i subentranti. No, io non ho paura, ma dico rispetto per tutte le squadre, no? Quindi noi abbiamo rispetto di noi stessi e porteremo rispetto anche alle squadre che affronteremo, questo che sia chiaro. Però è prerogativa nostra andare dentro, come ogni gara si intende, per andare a fare tre punti, no? E quindi sì, sono tre partite importanti e sono tre partite, come hai detto tu, in otto giorni. È tosta. Oggi lo possiamo fare, magari lo scorso anno era molto difficoltà, oggi lo possiamo fare perché abbiamo una bella panchina lunga, quindi oggi il mister può anche variare le tre formazioni in questi tre giorni, far riposare dei giocatori che possono tornare utili sia per quanto riguarda il campionato che per quanto riguarda la Coppa. Poi giorno di San Valentino abbiamo un importante impegno a cui noi ci teniamo tantissimo. Sì, me la tenevo proprio per ultima, sì, proprio per parlarne. Poi ne parli, però siamo riusciti a fare ad esaudire un sogno. E adesso poi ne parli tu. Allora, intanto andiamo con la lettura di quello che sarà il prossimo turno di campionato. Domenica 11 febbraio si comincia con l'anticipo sabato 10 tra Brancaleone e San Biase. Dunque, per la capolista ci sarà questo match molto interessante, proprio contro un Brancaleone che è in forma ed è risalito appunto al quarto posto. Domenica avremo Bocale Palmese, Praia Tortora Gioiosa Ionica, Isola Caporizzuto Scalea, scontro salvezza molto importante, come lo sarà Morrone stilo Monasterace, forse per la Morrone l'ultima chance per potersi riavvicinare alle squadre davanti. Avremo poi Rende Cittanova, Soriano Reggio Ravagnese e Vigor Lamezia Paolana. Valerio, guardando un attimo le altre partite, probabilmente oltre Brancaleone San Biase, ma al Bocale possono interessare molto anche le sfide tra Rende Cittanova e Soriano Reggio Ravagnese, perché di fatto sono tutti scontri diretti
per la zona playoff. Sì, sì, effettivamente è vero, anche perché se tu vedi la classifica è pure corta. È molto corta, sì, tra il terzo posto e Cittanova, il Rende che è nono, ci sono solo 6 punti. 6 punti, quindi lì basta un passo falso da una squadra e una vittoria dall'altra che salti su di 3-4 posizioni in classifica. Quindi sì, è importante, però noi in questo momento non dobbiamo guardare le altre squadre, a noi interessa guardare in casa nostra, che è cosa importante, perché noi veniamo da 2 partite e 2 sconfitte immeritate, lo voglio dire apertamente, immeritate, e quindi noi dobbiamo guardare dentro di noi, mettere il cuore dentro, buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire, e cercare di far sì che la nostra corsa, che è stata interrotta in queste due settimane, possa ripartire nuovamente per la grande cavalcata che abbiamo fatto fino adesso, fino a tutto il girone di andata, insomma. Quindi noi non guarderemo anche lì, però soprattutto se tu non vinci è inutile guardare gli altri, devi prima vincere tu e poi guardare gli altri, quindi prima guardiamo noi e poi guardiamo gli altri. Proprio in virtù di quello che dicevi tu, il girone d'andata, che in un certo senso per il Bocale è iniziato dopo, ricordiamo, dopo 3 sconfitte consecutive, in un periodo di poca brillantezza, poi vabbè anche gli arrivi del mercato hanno dato una grossa mano, però ci si può augurare che queste 2 settimane in cui non sono arrivati i risultati possano essere, come nel girone d'andata, un trampolino per la volata finale. Ma l'augurio è proprio questo. Se tu pensi che noi abbiamo fatto questo girone di andata con alti e bassi, perché abbiamo perso delle partite di fila, 3, e stavamo perdendo anche la 4ª a Praia, e poi siamo riusciti a ribaltarla. L'abbiamo vista insieme dalla tribuna. L'abbiamo vista insieme dalla tribuna, e io ero squalificato purtroppo quella partita, l'abbiamo vissuta insieme dagli spalti. Grande partita, grande gara. C'è da dire che sono entrati in campo anche delle nuove leve che sono arrivate, e quindi il discorso cambia. Torniamo sempre al discorso di prima. Oggi il mister ha l'imbarazzo della scelta. Io ho detto sempre ai ragazzi, durante anche gli allenamenti, gli dico sempre una cosa molto importante, e questa è fondamentale. Voi dovete cercare di mettere in difficoltà. Giusto. Il mister. Giusto. Siete solo voi che potete mettere in difficoltà, e quando il mister c'ha 26 giocatori non sa chi mettere in tribuna, allora vuol dire che tutti sono validi. Giusto, sono d'accordo. Allora ci avviamo alla chiusura della puntata, però parliamo un attimo della Coppa. Mercoledì 14, giorno di San Valentino, ci attende questo primo appuntamento molto importante con gli ottavi di finale della Coppa Italia dilettanti, la fase nazionale. Al Pellicano arriverà il Paternò. Domenico, chiedo a te un commento, forse conoscerai molto bene anche il Paternò, comunque allora conoscitore anche del calcio siciliano. Io in quella partita, che sicuramente sarò presente, purtroppo non posso farlo da tifoso, no? Mi piacerebbe tifare o per il Bocale o per il Paternò, soprattutto perché io al Paternò sono molto legato, perché l'allenatore Raciti, mister Raciti, è un mio allenatore. Ho il portiere, un mio giocatore, Romano. Greco è un mio giocatore. Mirko Messina è un altro mio giocatore. Sicuramente dimenticherò anche qualcun altro, ma io ho un sacco di giocatori a Paternò. Poi conosco bene la famiglia societaria, conosco bene il direttore sportivo, è una persona a me cara, e sarà una partita tosta, perché loro, soprattutto il mister Raciti, è una persona che comunque è un allenatore che ha vinto già. È giovanissimo, ricordiamolo, ha già vinto tanto. Allora noi quando abbiamo deciso di fare Paternò, perché lui aveva molte richieste, tra cui, come dicevo poc'anzi, Pietro Santapaola era una sua scelta, poi lui è stato infortunato, poi ha deciso di andare a altre società. De Glo viene da lì, conosce bene, ha anche un rapporto molto affettivo nei confronti del mister, che diciamo inizio stagione l'ha cresciuto bene, ha fatto un buon ritiro, anche se poi abbiamo sposato il progetto qui, però il Paternò è una squadra tosta, molto tosta. Anche c'è un perché altro ex nelle nostre file del Paternò, che è Scoppetta, un ottimo difensore, che però
quel paternò di Scopetta è un paternò diverso da quello oggi. Oggi lo dimostrano i risultati in campionato, nulla per caso sono là un punto, è una società comunque seria, la società è comunque è storica, fa calcio da anni. Fatto anche la Serie C, ricordiamolo, sì, i primi anni 2000. Io l'ho vissuta sia da calciatore, sia diciamo oggi da procuratore, conosco bene il mister Raciti, so come fa a lavorare i suoi giocatori, hanno un ritmo altissimo, oltretutto ci sono giocatori che io conosco bene come Micoli, che è un attaccante, Belluso, che già ha fatto 18 gol, anche loro hanno diciamo quel problema di avere una squadra dove ci sono 25 elementi tutti validi. E il mister è una persona, io ci tengo in maniera particolare, perché lui oltre a essere una persona che comunque io gli voglio bene a livello proprio affettivo, è una persona che con i giovani, con i ragazzi, con proprio con i calciatori ha un rapporto diverso dal solito allenatore. Cioè lui riesce ad amalgamare questa squadra avendo 25-24 giocatori forti. Cioè non è facile. Lui ha fatto un bellissimo campionato a Ragusa, ha vinto la Coppa, ha vinto il campionato. L'anno scorso è riuscito a salvarlo dopo un esonero per me non giustificato. Poi io con lui abbiamo deciso di rientrare. Ragusa deve tanto anche a lui, perché comunque oggi se Ragusa è in Serie D è anche grazie al mister Raciti. Ritornando al discorso diciamo della partita, io penso che comunque si giocheranno queste due squadre, sia il Bocale che l'ha dimostrato, anzi forse il Bocale fa meglio quando ha un impegno ancora più difficile. Il Paternò è una bellissima squadra, io penso che sarà una delle coppe più belle, una delle partite di Coppa più belle che... Io sono stato a vedere anche la finale di Coppa Italia. Io ero lì e mi ricordo a Barcellona che l'ho vista, però quella è stata una partita a sé. Si vede già il timbro di una squadra quadrata. Ci sono dei giocatori tosti, giocatori ottimi. Ma poi parliamoci chiaro, il Paternò è secondo in classifica un punto dalla prima. Ed è un campionato difficile. Che è l'Enna, se non sbaglio. Società Lenna. Che spendono 500.000 euro. Esatto. Quindi se si trova in quelle posizioni non è per caso, è perché ha una società dietro le spalle e una grande squadra. Comunque noi ce la giocheremo. No, e io una cosa che tengo anche a precisare, che per come dicevi tu poc'anzi, no? A volte fare squadra a volte non significa solo spendere tanti soldi. Basta riuscire a prendere le pedine giuste al momento giusto e metterli là al posto giusto. E fare quadrato. Il direttore Stranesi con il mister Raciti, poi là c'hanno uno staff tecnico, c'è Merola che è una bravissima persona, un altro direttore comunque ha fatto delle categorie importanti, direttore generale c'è Ciccio Pannitteri, ex calciatore, presidente Mazzamuto è una persona comunque lungimirante. C'è gente che mastica calcio da una vita. Da tanto, io penso che non dovevano neanche l'anno scorso, io avevo giocatori lì, è stata una sfortuna loro che si sono trovati poi in quella posizione, oggi ci stanno credendo, però io dico loro è una di quelle squadre che non ha speso tantissimo, tutto quello che oggi si trovano è per un buon lavoro. Non solo perché a volte si prendono nomi eccelsi, no? Però è frutto di un buon lavoro tra lo staff tecnico, l'allenatore, la dirigenza e i giocatori. Bene, ci attende davvero una partita, oltre che storica, davvero molto molto interessante. Sarà il primo atto appunto di questi ottavi di finale, poi ci sarà la gara di ritorno a Paternò, ma vedremo. Scusami, volevo solo aggiungere una cosa. Noi facciamo questa partita al Mipi Pellicanò giorno di San Valentino. Io vorrei che magari parecchia gente in quella giornata, perché deve essere una giornata di festa completamente,
Vorrei un grande pubblico a tifare per le due squadre che lotteranno per questa competizione nazionale. Quindi poi alla fine vince il migliore. Se è più brava il paternò, passa il paternò. Se siamo bravi. Poi alle volte le giocate singole. Poi. Io ci tengo a precisare che anche il San Biagi ha speso il triplo di voi. Esatto. Però i ragazzi a volte quando mettono il cuore, ed ecco perché dico sarà una delle partite più belle, perché da una parte diciamo si trova una squadra che comunque ha degli ottimi giocatori, persone che hanno fatto questa categoria, al vocale c'è gente che comunque mette il cuore, l'anima, ottimi giocatori, un allenatore comunque sta facendo anche molto bene. Io penso che la società, ci tengo a precisare, la società, i dirigenti, il direttore sportivo che io stimo tantissimo, mi confronto sempre, io diciamo che per scaramanzia lo chiamo il lunedì, è il direttore, ci tengo a precisare, lo ringrazio perché mi ha dato anche molta fiducia, so che parla molto bene di me con le altre società. Io spero e auguro che praticamente ci sia una grande giornata di calcio. Vero, ce lo auguriamo davvero tutti e sicuramente la cornice di pubblico che ci sarà mercoledì prossimo al Pellicano sarà all'altezza della partita e sarà anche il contrario, ovvero la partita regalerà grandi emozioni. Siamo quasi in chiusura, andiamo velocemente con il riepilogo dei risultati del settore giovanile che questa settimana duole un po' il cuore perché sono state tante delusioni purtroppo. Cominciamo intanto dalla femminile che sabato ha perso in casa contro la seconda in classifica, lo Sporting Catanzaro Lido, chiuso sotto per 1-0 il primo tempo, a inizio riprese il pareggio di Annalisa Sarica aveva un po' illuso la squadra biancorossa, poi però lo Sporting Catanzaro ha messo la forza e la qualità non a caso è seconda in classifica e alla fine ha dilagato un risultato forse un po' troppo largo di 6-1 finale. Comunque le nostre ragazze per tre quarti di partita hanno davvero fatto una bellissima impressione e sono attese ora nel prossimo turno dal match con il Melito, Melito che invece è riuscita a bloccare la Palmese che finora aveva sempre vinto, dunque anche il Melito è un avversario sicuramente da affrontare con grande attenzione. Per quanto riguarda il settore giovanile, domenica mattina sono arrivate due delusioni: a Gioiosa l'Under 15 ha perso per 2-1 contro la seconda in classifica, anche in questo caso dopo il vantaggio dei padroni di casa Fabio Zampaione ha realizzato il pari nel secondo tempo, ma a pochi minuti dalla fine è arrivato purtroppo su punizione il gol della vittoria del Gioiosa. Sono usciti a testa alta i nostri ragazzi, un po' meno a testa alta sono usciti i ragazzi dell'Under 17 purtroppo nello scontro diretto, vi abbiamo raccontato in diretta domenica mattina nel campionato Under 17 Elite contro la Segato, purtroppo uno 0-6 impronosticabile alla vigilia con un vocale che già alla fine del primo tempo era in 9 uomini, insomma una partita da dimenticare o perlomeno da ricordare proprio perché certe sconfitte insegnano tanto. Domenica prossima trasferta a Siderno contro la Union, quindi altro avversario ostico. Per fortuna la notalità è arrivata quest'oggi con la vittoria dell'Under 19 per 5-0 in casa della Polisportiva Bovese. Le reti di Corda, Scopelliti, Billetta, Pagano e Putorti consentono ai ragazzi di Mister Cloro di rimanere sempre nella volatissima per il primo posto insieme a Propellaro e Reggio Ravagnese. Mancano 3 partite alla fine e il primo posto è davvero lì, bisogna cercare di non sbagliare più. Per il momento i risultati stanno arrivando, sono con questo di oggi 9 risultati utili consecutivi, 8 vittorie e un pareggio. Quindi la strada intrapresa è quella giusta. Siamo in chiusura. Dopo questo riepilogo io ringrazio davvero tanto gli ospiti di questa puntata, di questa 16ª puntata, grazie a Domenico Panico per essere stato qui con noi. Grazie a voi, sono onorato di essere stato qua stasera. È stato un vero piacere anche per noi, grazie Valerio, ci ritroveremo ovviamente nelle prossime partite, nei prossimi appuntamenti con grazie, il vocale. Grazie anche a voi, buona serata. Ringrazio la pizzeria Bella Italia che anche questa sera ci ha ospitati e si sente un profumino che da lì non potete capire, ma venite a provare, venite a sentire i profumini che si sentono qui come li stiamo sentendo noi. Un saluto a Giorgio Arrieto che ci raggiungerà per le partite che vi racconteremo, come detto, la prossima settimana. 3 partite in casa, domenica 11 contro la Palmese, mercoledì 14 contro il Paternò e poi domenica 18 contro il Rende. Per questa puntata abbiamo raccontato tutto, alla prossima e continuate a seguire sui nostri social. Una buona serata e forza vocale!